La borsa qui, anche le chiavi. Oh, il cellulare! Se no suona tutto, certo. Altrimenti uno potrebbe farsi venire l'idea di entrare in Parlamento con una bomba, no? Si può dire bomba? No, certo, mi scusi, ma non scherziamo. È che sono nuova di qua. Il mio nome è Marzia. Marzia Picek. Guardi. Forse si ricorderà di mio nonno, l'onorevole Picek della Costituente. O della Costituente, mica un parlamentare qualunque, non so se mi spiego. Marzia su Roma è nata un paio d'anni fa. Perché ho visitato il Parlamento. Sono stata assunta in barbieria. Eh sì, lei ha davanti a sé la prima donna barbiera di Montecitorio. Il sogno del nonno suo materno, che è stato deputato alla Costituente, era quello di vederla rappresentante del popolo italiano, e lei a modo suo ci è riuscita, insomma. Sì, nonno. Entro al palazzo, dalla porta di dietro, dalla barbieria, ma entro al palazzo. Arriva lì dentro, però dichiara al suo amico confidenziale che porta sempre con sé, che è il ritratto di Pertini, e con cui lei dialoga, dichiara di avere una missione, cioè quella di farli fuori perché non ne può più di come vanno le cose in questo paese. Spazio. Forbici normali, forbici coi denti, e laggiù, presidente, guardi, un tocco di modernità, uno schermo acceso con la diretta dei lavori in aula. Certo, e così all'occorrenza i ritardatari corrono a votare anche con la schiuma da barba sul viso. Non può farli fuori tutti, non può fare una carneficina per cui si beccherebbe subito l'ergastolo, quindi cerca il modo migliore, quello di individuarne uno solo che faccia da esempio e che sia il peggiore, il più disonesto, il più corrotto. Oggetto per fare tabula rasa. Si immagini, presidente, qui su questa poltrona, colli di parlamentari rilassati, le gole pronte alla rasatura, ignare, ben disposte, gli occhi chiusi, la testa sgombra dai pensieri, e io, zac, mano ferma e guanto di velluto, potrei ucciderli uno per uno, dal primo all'ultimo, tutti, una strage. Comincerò scovando fra tutti il più disonesto, il più corrotto, il più bastardo, il più prepotente, fetente, immorale, ladro schifoso, fraudolento, merda! Il peggiore tra tutti qui a Montecitorio, il meno onorevole. Fa prima di tutto una prova, mostrando al presidente Pertini come si è addestrata con il rasoio per farlo fuori, e dopo iniziano ad arrivare i parlamentari veri, insomma, veri e propri. E il primo parlamentare, che è un veneto. Chiaro, devo venire qua. Ho avuto il mandato dai cittadini. E guardi,
È una rottura che lei non può capire. Tutto il giorno in trincea, mia cara, lontano da casa, per fare un favore al paese. Noi siamo truppe mandate allo sbaraglio, siamo carne da macello. E non mi dirà mica che è una fortuna fare il parlamentare proprio adesso che c'è la crisi. E poi basta, ecco, sta storia dei privilegi. Ci hanno tolto tutto, siamo rimasti in mutande. Ci tocca pure certificare che una parte dell'indennità va ai portaborse. E dico portaborse. E il secondo parlamentare invece è un lombardo, un pochettino, un po' più così sbruffone. Pistola, ma no, tu non disturbi mai, ci mancherebbe. Ho provato a chiamarti anche prima, aspetta. Signorina, cosa dice di accorciare intanto un po' le basette? E poi vediamo se fare anche il resto. Pronto? Sì, sono qui, dai. Oh, non ci crederai. Il mio capogruppo ieri mi ha chiesto che cosa pensavo della 120 bis 2008. E io gli ho detto, e lui, tutto contento, mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha offerto il caffè. Oh, solo beh, gli ho detto, cosa mi vado a rovinare a fine legislatura? E il terzo è un onorevole del sud. C'è pastiglie di Kappa Seltzer, ma va a picchiare la sera, c'è, che mia moglie mi ha visto con la bava alla bocca e si è pure intimorita, che la bava alla bocca ce l'hanno solo i cani e i traditori. Dopodiché decide, dopo che capisce che lì non c'è mai fine al peggio, decide di cambiare tattica, quindi di uscire dalla barbieria, accettare i numerosi inviti a cena, ad uscire a cena che questi parlamentari gli fanno e quindi tira fuori tutti i numeri di telefono che gli onorevoli le hanno dato e inizia questa ricerca. Accetterò qualche invito. Dove ho messo i numeri di telefono? Li voglio chiamare tutti, costi quel che costi. Cosa in questa ricerca va storto è perché lei si concede troppo e quindi rimane incinta di uno di questi parlamentari e qui il problema è chi uccidere adesso, perché uno di questi potrebbe essere il padre di suo figlio. È impossibile. Però ci ho provato, ha visto? Ho provato a portare a termine la mia missione. Solo che, presidente, che cosa pensavo di fare? La rivoluzione! Voi l'avete fatta la rivoluzione, ma io come potevo pensare di cambiare le cose da sola? E anche lei, presidente, non si offenda, ma è solo una fotografia, quella cravatta nemmeno le dona, Che deficiente sono, ho fatto davvero un ottimo lavoro, pure il discendente gli ho dato. Che deficiente, piacere, Marzia Picek deficiente! E quindi decide che forse la cosa migliore è occuparsi di suo figlio, godere dei privilegi che lei stessa ha lì dentro e crescere questo bambino nel migliore dei modi, visto che lei ha uno stipendio mica male, insomma, che migliorerà anche nel corso del tempo. Ma la vista da qui dentro è davvero diversa. Io non avevo mai cenato in ristoranti eleganti tutte le sere. Non avevo mai avuto l'autista che ti viene a prendere. Non avevo mai pensato che bastasse una telefonata per risolvere qualsiasi problema. Che mi sarei fatta degli amici qui dentro. Alla fine.
fine c'è qualcosa che rovina anche il suo sogno. Quando proprio nel momento in cui lei pensa di essersi sistemata per sempre, ed è anche molto contenta e soddisfatta di questo governo tecnico che ha cambiato molte cose, ha tolto alcuni privilegi, sembra che appunto alle prossime elezioni, le elezioni del prossimo anno, probabilmente ci sarà una selezione migliore della classe politica, eccetera. Pertini le dice che non è proprio così, insomma, che dovrebbe essere il Parlamento stesso a votare delle leggi costituzionali, ma non ha nessuna intenzione di farlo, e che alcune cose sono state modificate soltanto per volere del Presidente della Camera e del Senato. La sorpresa, la brutta sorpresa, è che è proprio Marzia ad essere mandata via alla fine, perché per tagliare sui costi della politica tagliano proprio, chiudono la barbieria di Montecitorio, per cui tagliano sul personale di cui fa parte anche Marzia. Hanno chiuso la barbieria di Montecitorio? E io?